Inaugurati i lavori di ammodernamento nella scuola media di Corciano e nella scuola elementare della frazione di Mantignana. Per gli interventi nelle due sedi scolastiche che fanno parte dell'Istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli sono stati spesi più di 400.000 euro. In particolare nella scuola del Borgo Corcianese i lavori hanno riguardato il miglioramento energetico. La coibentazione di tutti i solai con pannelli in fibra che consentono un ottimo rendimento dal punto di vista termico e anche sonoro, ovviamente. Poi è stato installato un sistema di ricambio dell'aria che misura la CO2 che è all'interno di ogni aula e la ricambia in automatico se c'è bisogno, se supero certi valori. Nella scuola di Mantignana invece sono stati eseguiti i lavori per il miglioramento sismico. Con questi interventi che proseguono grazie anche al sostegno di risorse finanziarie nazionali ed europee, nel prossimo triennio interverremo su ulteriori 180 scuole di questa regione, mettendo in sicurezza sia le scuole della zona 1 e 2, quindi quelle più esposte al rischio sismico, sia complessivamente gli edifici scolastici che sono 800 di tutta la regione. Per i due interventi la Regione ha messo a disposizione 181.000 euro, la restante parte, per altri 230.000 euro, è frutto degli accantonamenti realizzati nel corso del tempo dal Comune in ottemperanza alla legge regionale 3 del 2010. Due lavori che sono stati possibili attraverso proprio la coprogettazione, la copianificazione e il lavoro insieme sia finanziario che appunto insomma, del progettuale, fra il Comune di Corciano e la Regione dell'Umbria. Due interventi importanti perché rendono il nostro parco scolastico ancora migliore rispetto a prima. La presentazione dei lavori si è svolta con una visita guidata nei due plessi della Presidente della Regione Catiuscia Marini, accompagnata dal Sindaco di Corciano Cristian Betti e dal dirigente scolastico Daniele Gambacorta. L'intervento ha migliorato anche l'aspetto, diciamo così, acustico, che spesso viene sottovalutato nella costruzione delle scuole, mentre invece si tratta di un fattore molto molto rilevante. Particolarmente calorosa è stata l'accoglienza per la Presidente Marini da parte dei bambini e dei ragazzi delle due scuole. In diversi messaggi gli studenti hanno voluto sottolineare l'importanza di poter frequentare scuole sicure. Al termine della visita alcuni alunni hanno consegnato alla Presidente dei ricordi, tra i quali un modellino di una scuola Lego, simbolo di un edificio sicuro e antisismico.